Con l'Avvento, tempo di preparazione al Natale, tornano i dialoghi con la città, voluti e realizzati dall'arcivescovo Crescenzio Sepe fin dal suo arrivo a Napoli alla guida dell'arcidiocesi. Quest'anno il cardinale si rivolge agli artisti, ai religiosi e al mondo del lavoro, allo scopo di avviare una riflessione sulla responsabilità di tutti nei confronti del bene comune e sollecitare tutti a dare il proprio contributo per il riscatto della città. Ecco perché questa mattina l'iniziativa si è svolta nella sede dell'Accademia delle Belle Arti. L'intento è proporre a un più vasto pubblico le linee del progetto pastorale elaborato dalla Chiesa di Napoli e indicato in particolare con le ultime lettere pastorali Canta e cammina e Dar da mangiare agli affamati. Sì, è un po' lo spirito con cui si è pensato in occasione dell'Avvento, quindi anche un po' come preparazione al Natale, di affrontare quelli che sono i problemi della città, un po' calarsi nei problemi della gente, cercando appunto di prospettarlo in una dimensione religiosa del Natale, che però sia anche realistica, che rappresenti quelle che sono le esigenze, il vissuto quotidiano della nostra gente. Il dialogo con la città, ecco, interpreta anche voci, anche non assolutamente fedeli o eccetera, anche altre voci che insieme all'ispirazione cristiana diventa un motivo di speranza per tutti, in modo che cogliendo, incarnandosi nella concretezza della vita di ogni giorno, ecco, il Natale possa essere apportatore anche di una nuova ripresa, di una nuova speranza per tutta la nostra città.